In questo video voglio parlarti di come indago preventivamente sullo storico fisico delle mie atlete e di come preparo la scheda pesi per la fase prestagionale. I primi giorni di raduno sono i più belli. L'energia è molto alta, ci si conosce, si riabbraccia chi si è lasciato la stagione precedente, si conosce chi fa parte del nuovo gruppo. Normalmente si parte con dei discorsi dei dirigenti, accolgono e avviano la stagione per augurare a tutti quanti un buon lavoro. Il preparatore è quello che conduce il primo allenamento dell'anno. Avere già ben chiaro in testa in quel momento quali sono le esigenze del tuo gruppo è fondamentale. Preparo attraverso uno strumento di Google, che si chiama Google Docs, un questionario che invio preventivamente all'atleta durante l'estate. Fa alcune domande, massimo 8 o 10, riguardanti i pregressi fisici delle atlete stesse. Succede abbastanza spesso che nello storico della carriera delle atlete che non conosci ci possano essere state delle problematiche. Avere un quadro fin da subito chiaro di chi ha subito magari degli infortuni, degli stop, quando li ha subiti, se nella stagione precedente o addirittura magari nelle fasi giovanili, è assolutamente funzionale per iniziare col piede giusto. Presentarti fin da subito, con chiaro in testa dove sono i gap delle singole, è fondamentale. Ti permette di impostare il lavoro in maniera precisa e puntuale fin dalla prima seduta, di non perdere tempo e di andare avanti, spedito verso quelli che sono gli obiettivi. Una volta creato un account di Google, questi questionari li crei in maniera del tutto gratuita e in particolare utilizzo questo strumento perché una volta che tu invii questo questionario, che viene fruito molto semplicemente da qualsiasi smartphone o da qualsiasi PC, le risposte arrivano tutte organizzate all'interno del tuo Google Drive, il tuo account di Google, dove tu potrai vedere chi ha risposto a cosa e avere comunque un quadro generale delle statistiche di quali sono le esigenze generali del tuo gruppo squadra. Arrivare comunque pronti all'appuntamento del raduno è fondamentale e necessita un lavoro che deve essere iniziato già nella fase estiva. Sono solito inviare una scheda pesi circa 4 settimane prima dell'inizio della stagione alle ragazze che faranno parte della mia squadra. Nello sport il tempismo è tutto. Per ottenere un primo adattamento fisico c'è bisogno di almeno 8-10 sedute di allenamento. Se io mando la scheda pesi circa 4 settimane prima, calcolando per ogni atleta un paio di sedute a settimana, riesco a sostenere il volume necessario per avere quello che è il primo obiettivo che mi sono posto. La cosa che più mi preme all'inizio della stagione è avere le articolazioni protette dai muscoli in maniera da poter iniziare fin da subito un percorso tecnico sicuro e preciso che possa procedere senza intoppi. In questo target non c'è niente di eccezionale nella scheda pesi. Comunque, come ti ho promesso, te l'ho allegata all'interno dell'articolo che trovi sul mio blog. I volumi sono medi-alti, con dei carichi normalmente progressivi. Più importante però sono i recuperi. Avere un recupero incompleto ti dà la risposta ormonale che cerchi per far sì che il muscolo cresca. È la cosa più importante. Non voglio entrare in troppi dettagli. Se vuoi mi fai una domanda in un commento qua sotto e sarà mio piacere risponderti in maniera più dettagliata. Mi focalizzo in particolare sulla parte alta del corpo perché trovo che le gambe vengano condizionate comunque anche durante la fase tecnica. Essendo poi dei muscoli grandi, riescono a supportare meglio il lavoro. Le spalle subiscono invece in maniera più importante. Quindi focalizzarmi in maniera più puntuale, più precisa, più robusta sulla parte in particolare della schiena diventa fondamentale per poter garantire la continuità dell'esposizione tecnica al mio gruppo. Se il tuo gruppo non è abituato a lavorare in sala pesi, ti consiglio di far lavorare anche a corpo libero, ma comunque di dare un lavoro fisico da affrontare prima del raduno. Io ti condivido la mia scheda pesi, però tu fanne buon uso. Eventualmente se hai bisogno di un confronto, scrivimi e volentieri facciamo un'analisi su quello che è il tuo caso specifico. Fare copia e incolla di quello che è un allenamento dedicato a un altro tipo di livello può mettere anche a repentaglio la salute del tuo gruppo squadra. Fruiscine con criterio. Nel prossimo video ti parlerò di quali sono le priorità che ho selezionato
per quelli che sono i miei obiettivi stagionali. Se non sai di cosa sto parlando, vatti a rivedere il primo video dove ne parlo di qual è la strategia che utilizzo per selezionarle e di quelle che sono le scelte tecniche che iniziamo a strutturare in via pratica per quelli che sono i primi allenamenti della nuova stagione. Ci vediamo alla prossima. Ciao!